Ecco, oggi c'è il sole, ma insomma questa coda d'inverno ha creato dei problemi seri ai frutteti, soprattutto nella Val di Chiana Aretina. Ma diciamo i problemi sono veramente forti, c'è uno stato di preoccupazione altissimo, perché due notti con la temperatura sotto lo zero, di cui la notte precedente è stata un -3,5, ha creato grossissime difficoltà. Frutteti, ma non solo, perché purtroppo ci sono i vigneti in una situazione difficile, molto difficile, soprattutto le barbatelle, i nuovi impianti, e anche sugli ortaggi. Devo dire che gli ortaggi a pieno campo ho visto degli scenari veramente di distruzione, a iniziare dai fagiolini per andare zucchine e quant'altro. Coldiretti chiederà lo stato di calamità alla Regione Toscana? Sicuramente sì, ci siamo attivati immediatamente, abbiamo fatto subito il giorno stesso una comunicazione all'assessore all'agricoltura chiedendo di attivare da subito tutte le procedure per la segnalazione dei danni. Siamo già pronti su questo, lo stiamo facendo, ma permettetemi di aggiungere anche che su alcuni frutteti della Val di Chiana, soprattutto di Pievaltoppo, se non c'è stato un disastro totale, la fortuna è stata da quel servizio che abbiamo in campo ormai da anni, di un SMS continuo che diamo alle nostre imprese, che ha consentito di accendere l'irrigazione per evitare quindi che il danno da gelo fosse ulteriore e ancora maggiore di quello che è stato.